Pistoia batte Varese al termine di una gara intensa dal punto di vista agonistico e meno spettacolare dal punto di vista del gioco. È servito tutto il cuore dei padroni di casa, privati di Nolz ed Antonutti, per battere una Varese giunta in terra toscana con la convinzione, ancor prima dell'obiettivo, di poter fare lo sgambetto alla capolista. Avvia arrembante di Varese con Cuxis e Campani, fari offensivi ed una difesa arcigna predisposta da Paolo Moretti per il suo primo ritorno da ex al Pala Carrara, volta ad insabbiare fin dalla palla a due i meccanismi offensivi di Pistoia, che fatica pesantemente ad entrare in partita. Dopo un primo quarto chiusosi sul più 5 per gli ospiti, la copertina della seconda frazione è tutta per Brandon Davis, che provoca non pochi grattacapi nel pitturato sia alla difesa che all'attacco pistoiese, costretto a sparare eccessivamente da dietro l'arco. Esposito corre ai ripari chiamando timeout e dopo un tagliando alla difesa, Pistoia recupera un paio di palloni che permettono agili contropiedi. Biancorossi, definitivamente rientrati in partita, piazzano un parziale di 9-0 con 7 punti del solo Cege, che significano parità a quota 25. Varese ancora una volta si aggrappa a Campani, 6 punti nella sola seconda frazione, prima che un canestro di pregevolissima fattura di Davis sulla sirena del secondo quarto spedisca tutti all'intervallo sul 33-29 Varese. Seconda metà che comincia sulla falsa riga della prima, Pistoia ancora una volta trova difficoltà a scardinare la matchup predisposta da Moretti. Varese aggredisce in attacco e piazza un 7-0 in apertura. Il più presente di Pistoia è Blackshear, che mantiene vive le speranze per i padroni di casa di rimanere aggrappati alla partita, anche se dopo il canestro da sotto di Ferrero il punteggio segnala più 10 Varese. A questo punto il Rubicone sembra essere stato varcato, ma Pistoia improvvisamente nel quarto quarto si riscopre squadra e cambia atteggiamento offensivo. Murray e Filloi cominciano a cercare insistentemente Cege, 7 falli subiti, e Kirk nel pitturato. La difesa di Varese diviene eccessivamente ruvida e si carica di falli. Pistoia, grazie ai liberi, resta in linea di galleggiamento prima che la tripla di Filloi spedisca più uno Pistoia, ma una tripla di Waynes gela gli entusiasmi. Da lì in poi è un'altalena di parziali continua. Filloi a meno 38 secondi dalla fine mette una tripla irreale dall'angolo, ma in uscita dal timeout Cuxis ripaga con la stessa moneta. Kirk fissa il 67-65 finale con un 1-2 dalla lunetta prima della palla persa di Waynes, che fa calare il sipario su una partita vibrante e di grande intensità agonistica.